Quando si parla di dieta chetogenica, soprattutto in ambito neurologico, si parla di un lungo cammino che inizia come una strada buia, che viene da molto lontano, in epoca veramente antica. La dieta chetogenica nasce in realtà come una, dieta che simula i benefici del digiuno. E si sapeva già dalle tavole di Hammurabi, che sono il primo testo scritto della storia, Ippocrate dopo, che l'epilessia o la possessione demoniaca, che era il modo in cui veniva chiamata all'epoca, poteva essere curata dal digiuno. Ma già in questa lunga via che ci parla della dieta chetogenica, io comincerei da questo passo del Vangelo in cui è descritta una crisi di grande male, che è una forma di epilessia tipica soprattutto dei ragazzini. C'è questo bambino portato da Gesù che ha questa possessione demoniaca, in realtà è descritta perfettamente una crisi di grande male, la quale peraltro passa nel giro di pochi secondi, quindi teoricamente è risolta da sola, però Gesù era lì, ha pregato, questo bambino è stato meglio e gli apostoli gli chiedono: Maestro, come si cura questo tipo di possessione demoniaca? E lui risponde: solo con la preghiera e con il digiuno. Il digiuno oggi noi sappiamo essere che cosa? Essere in realtà il meccanismo fisiologico col quale noi induciamo uno stato di chetosi. Quindi nel 1921 un fisiologo americano, occupandosi di bambini epilettici, codifica questa dieta, la dieta chetogenica, una dieta ricca di grassi e povera di carboidrati normali e proteine, che ha iniziato ad indurre esattamente come il digiuno lo stato di chetosi per poter far stare in chetosi più a lungo possibile questi bambini epilettici, perché si sapeva che il digiuno comunque non poteva essere portato in maniera indefinita. Nel giro di pochi anni c'è un florilegio di indicazioni, di pubblicazioni sull'argomento, perché questa dieta sembrerebbe essere interessante anche sotto tanti altri punti di vista. Poi, come spesso succede, un po' la crisi economica che spinge la gente a non curarsi, ne sappiamo qualcosa negli ultimi anni, un po' la seconda guerra mondiale, la guerra al contrario fa sempre fare grandi avanzamenti alla medicina, nascono i farmaci, cala il successo della dieta chetogenica fino a sparire quasi del tutto dalla letteratura scientifica, fino a che nel 1997 non esce questo film, First Not Found, un film con Meryl Streep che fu trasmesso in prima serata a tutte le TV, su tutto il territorio nazionale, che parlava della storia di Charlie, questo bambino epilettico destinato purtroppo a una pessima prognosi perché era farmacoresistente ad una forma molto grave, che invece grazie alla dieta chetogenica blocca la malattia e regredisce completamente. Oggi è laureato, insegna. E grazie ai soldi del padre, che è un importante produttore hollywoodiano, fu creato questo film e la Charlie Foundation, che è la charity che più di tutti al mondo si occupa di dieta chetogenica e di sostegno alla ricerca. Esattamente come è accaduto negli anni 30, nel giro di pochi anni, anche qui un florilegio di indicazioni, alcune delle quali, ahimè, poco basate sull'evidenza, e quindi, come spesso succede poi, quando hai troppe indicazioni, hai nessuna indicazione, quando hai claim molto, diciamo, strillati, poi c'è sempre una risacca come nelle onde e la gente si tira indietro. Però, diciamo, ormai il dado era tratto e noi, come altri gruppi di tutto il mondo, cerchiamo di fare ricerca in questo argomento molto seriamente per cercare di portare un po' di chiarezza. Potete vedere le tortine. Indicano diversi tipi di dieta chetogenica, vedete 4 a 1, 3 a 1, cosa vuol dire? Vuol dire 4 parti di grasso per una parte di non grasso, 4 più 1 fa 5, vuol dire che l'80% di quello che mangiavano questi bambini che mangiano ancora oggi è grasso, il 20% è non grasso, cioè proteine più carboidrati. La 3 a 1 è chiaramente 3 quarti, quindi 75% grasso e 25% non grasso. La dieta MCT è una dieta molto intelligente, molto furba, tra l'altro attualmente è tornata in auge perché hanno migliorato questi oli MCT negli anni 70 che erano problemi intestinali, oggi non più. E in Germania c'è un dottore clinici nel dimagrimento basandosi sul uso degli MCT. Gli MCT sono degli oli grassi che non possono trasformarsi in tessuto adiposo, possono solo diventare calorie, quindi essere usati a fini energetici. L'eccesso quindi che fine fa? Si trasforma in corpi chetonici, induce lo stato di chetosi che blocca l'appetito e dà quei fenomeni, diciamo, protettivi, antinfiammatori della dieta chetogenica. Attenzione, prima è stata detta una cosa che secondo me può essere foriera di confusione.
i carboidrati non infiammano niente. Il fruttosio in dose da cavallo può infiammare alcuni tessuti, ma dire che i carboidrati sono infiammatori è come dire che noi ci siamo evoluti, sono diventati 8 miliardi di persone mangiando il veleno, che è sbagliato. La dieta chetogenica non funziona perché levo i carboidrati, ma perché i corpi chetonici, come gli studi fatti con l'MCT o con gli esseri corpi chetonici, oppure con il corso e anche quelli di un dimagrimento, per esempio, stanno dimostrando. Quindi il problema, il veleno non è lo zucchero, ma è il fatto che quel tipo di alimentazione magari non è idonea a soggetti particolari, e nell'Italia, ma proprio il classico esempio, non mangio niente in grasso, purtroppo è la storia che tante di voi conoscono. E oltretutto i corpi chetonici sono un farmaco a tutti gli effetti che modifica il metabolismo e può in determinate condizioni attivare la lipolisi. Poi c'è la dieta Atkins modificata, quella di cui avete sentito parlare prima, che sicuramente è quella che ha maggior successo in giro per il mondo, quindi una dieta normale in proteine e ricca di grassi. Quei grassi vengono usati per ridurre lo stato di chetosi, quindi produrre i corpi chetonici, e la glucosamic index, che forse qualcuno di voi conosce come dieta Montignac, basso indice glicemico, assumo 120-130 grammi al giorno di carboidrati, la dieta degli diabetici per capirci, da fonti a basso indice che migliorano la, diciamo, riducono la risposta insulinemica e quindi riducono lo stimolo a formare tessuto adiposo. E poi c'è la dieta normale, che sicuramente è quella più palatabile, ma è quella che non produce corpi chetonici e che quindi non fa dimagrire. Quante di voi, è stato detto, vi facciano fare una dieta dimagrante e voi non siete dimagrite? Perché la dieta dimagrante non ha quell'effetto protettivo che può avere la dieta chetogenica con i corpi chetonici e non ha quell'effetto anti-iperinsulinemico che può essere alla base di quel signalino biologico che porta poi alla produzione eccessiva di grassi. Quindi questa è la piramide alimentare. Vedete, ieri veniva chiesto a cena se può esistere una chetogenica anche vegana. Ecco la piramide vegana, assolutamente sì. Alla base ci sono i grassi, poi le proteine, fibre, quindi verdure, ortaggi non amidacei, frutta secca, i semi oleosi, fonte di tanti grassi e poche proteine, che diciamo anche carboidrati e proteine abbastanza buone, e in cima alla piramide ci sono i frutti di bosco che sono appunto a bassissimo indice glicemico e a bassissimo contenuto di carboidrati, tanta acqua ovviamente. Ma esistono altre diete chetogeniche? Allora, attenzione, ci sono molte diete come la Atkins normale, non quella modificata, o la dieta paleo, che effettivamente possono indurre uno stato di chetosi, però quelle non sono chetogeniche in quanto tali, strettamente chetogeniche, perché per essere chetogeniche tu devi misurare i corpi chetonici, quindi tu devi avere già nella premessa il fatto che tu li misurerai e aggiustare la dieta per la produzione di corpi chetonici. Quindi è chetogenica qualunque dieta in realtà può indurre la chetosi, quindi posso fare una Atkins chetogenica, una paleo chetogenica, assolutamente sì. Ma dietro di, diciamo, nel capitolo delle Atkins modificate, per così dire. In realtà esiste però anche la chetogenica, di cui, diciamo, in America non ne sentite parlare, ma che noi in Europa siamo molto, e che è molto interessante per chi soffre di ipertrofia, che è la very low calorie diet, cioè una dieta da 800 calorie al giorno. Perché è interessante questa dieta? Perché abbiamo detto che io aggiungo grassi per ridurre la chetosi, ma quei grassi che io aggiungo sono calorie che io comunque vado ad aggiungere al mio organismo, o se volete è tessuto lipidico e grasso che io uso per ridurre la chetosi. Ma se io per ridurre la chetosi usassi il mio stesso grasso, consumerei più grasso. E se io unissi i benefici del digiuno ai benefici della chetogenica, avrei dei meccanismi protettivi maggiori. La very low calorie diet consente appunto di fare questa cosa. Quindi una very low calorie diet può essere chetogenica o non chetogenica in base al quantitativo di carboidrati che vengono introdotti. Una normopoteica ipoglucidica, ipolipidica, ti dà questi vantaggi. Ti vede, sì, unisco i vantaggi della dieta chetogenica a quelli del digiuno. Ovviamente il limite delle VLCD è il tempo, che l'EFSA ci dice non dovrebbe durare i 3 mesi, anche se io conosco medici esperti che hanno fatto fare ininterrottamente o a cicli, anche per 2 anni, perdendo, diciamo, quantitativi a 3 cifre di chilogrammi con ottimi risultati. Allora, non deve spaventare la chetosi, perché? Perché non si va in ipoglicemia. Allora, guardate questo grafico riguarda, c'è scritto giorni di dieta sotto, ma riguarda il digiuno. Nel digiuno, guardate, non si va in ipoglicemia, ci si assesta a un valore di glicemia normale, basso ma normale, e si va avanti con quel valore di glicemia lì. Perché? Perché pur digiunando 40 giorni, in questo caso,
io attivo la gluconeogenesi, cioè io produco zuccheri praticamente dalle proteine, in parte anche dal glicerolo. Gli acidi grassi si impennano e raggiungono un picco che è il doppio o il triplo rispetto al basale, quindi gli acidi grassi non li introduco con l'alimentazione, ma è il digiuno che li fa indurre, e questo meccanismo fa impennare i corpi chetonici, il peptidossidroidrato e l'acido acetoacetico, che sono i due corpi chetonici che principalmente fanno avvenire poi la magia che, diciamo, riguarda le indicazioni neurologiche, ma non solo. Non vi spaventate, ma è solo per dirvi che il meccanismo d'azione è molto complesso. Questi meccanismi sono i meccanismi d'azione che riguardano la neurologia, però ci sono alcuni aspetti interessanti, in particolar modo l'incremento dell'attività bioenergetica e il miglioramento dello stress ossidativo, che possono essere d'aiuto anche nei pazienti con l'ipedema. Le indicazioni sono tante, ma prevalentemente sono indicazioni neurologiche, quelle che io, diciamo, di solito riporto, però già in questa vecchia review Paoli ci segnalava delle indicazioni metaboliche, in particolar modo la perdita di peso, il diabete e i parametri cardiovascolari, quindi il fattore di rischio cardiovascolare, che sicuramente è molto importante. Io ci aggiungerei anche la policistosi ovarica e l'acne, che sono in realtà spesso e volentieri componenti della sindrome metabolica e quindi aiutano il dimagrimento. Ecco, la difficoltà qual è? È che avete visto, lì in America ci sono queste riviste, anche molto ormai, fanno tutto online. Noi abbiamo constatato che la vera difficoltà a far affermare questa dieta in Europa è la difficoltà. Il paziente è a casa da solo e non sa che fare, riceve informazioni opposte. La nostra cultura si basa sugli zuccheri e demonizza proteine e soprattutto demonizza i grassi, e questo sicuramente ha creato un problema. Noi come abbiamo creato tutto questo? Creando un ecosistema, creando un prima un gruppo Facebook che adesso è arrivato a 18.000 membri, quindi ha molto successo. Abbiamo raccolto le informazioni che i pazienti ci davano e anche le richieste che i pazienti avevano, e quindi sono nati i corsi di cucina, i raduni dei pazienti, grazie a Michela, un membro della nostra associazione che è molto attiva nell'organizzazione di questi eventi. Abbiamo creato la mappa dei professionisti, che è sempre più estesa, il keto learning, cioè il corso di formazione per i nutrizionisti, che consente di educare e insegnare correttamente come si applicano le chetogeniche, perché un'informazione a 360 gradi, autonoma e indipendente, è sempre di più un'informazione brandizzata da parte di un marchio che ti spiega come usare i prodotti. E infine il blog di ricette, sempre di Michela, che è di fondamentale importanza, perché con 600 ricette a disposizione, con tutti i valori, quindi dalle diete più ipoglutenlipidiche a quelle iperlipidiche, diventa facile per chiunque affrontare questa dieta, affrontare le feste, affrontare i compleanni, gli eventi sociali, senza troppa difficoltà. Vi saluto con questa diapositiva, con chi piace concludere, per ricordarvi che dal tessuto adiposo, che è una qualcosa che non dovrebbe esserci, ma che in realtà la natura ci dà per poter resistere alla carestia. La carestia oggi non arriva più, sentiamo prima parlare la collega endocrinologa, no? Della carestia. Ecco, da questo tifoso possiamo estrarre, se sappiamo come fare, i trigliceridi che nel fegato verranno trasformati in corpi chetonici, che poi attiveranno il metabolismo energetico, risvegliando i mitocondri, facendo quindi produrre più ATP, più energia, e questo darà benefici a tutto l'organismo. Grazie. Thank you.